Dagli studi RAI di Bologna, un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alberto Guasco. Mentre il nostro tempo continua a offrirci spunti su cui Uomini e Profeti potrà tornare, non ultimi fatti recenti, recentissimi riguardanti l'UNESCO, oggi la puntata si sposta indietro di 100 anni, su un evento seminale per la storia del XX secolo. La notte del 24 e 25 ottobre 1917, reparti armati bolscevichi, le famose Guardie Rosse, occupano i punti nevralgici di Pietrogrado, assaltano il Palazzo d'Inverno, sede del governo provvisorio russo, che in realtà è già scappato, e conquistano il potere. È l'atto simbolicamente più importante della rivoluzione di ottobre, che mette fine a quel dualismo di poteri che dal febbraio del 1917 e dall'abdicazione dello zar Nicola II Romanov sta segnando la vita di una Russia stremata ormai da 3 anni di guerra. E l'atto con cui le leve del potere passano nelle mani di Lenin e del gruppo dirigente bolscevico ed è l'inizio di un potere che durerà fino all'alba dell'ultimo decennio del Novecento, un potere con cui anche le chiese e le comunità religiose dovranno per forza misurarsi. In particolare la Chiesa ortodossa, che la rivoluzione d'ottobre coglie in mezzo a un guado, o con le parole di Bulgakov, in bilico tra un indecifrabile futuro e un presente terribile. Perché se è vero che la fine del potere zarista le apre spazi di libertà, prima impensabili, l'inizio di quello bolscevico avvia un'ondata di persecuzione inimmaginabile. Allora, per riflettere sul significato del 17, sui suoi riflessi per la Chiesa ortodossa di allora e di oggi, quasi facendo da apripista al ciclo che il mese prossimo Uomini e Profeti dedicherà alla rivoluzione d'ottobre con Adriano Roccucci ed altri ospiti, ci facciamo aiutare quest'oggi da fratello Adalberto Mainardi della comunità di Bose, da Simona Merlo dell'Università di Roma e da Antonella Salomoni dell'Università della Calabria. Vorrei cominciare con fratello Adalberto Mainardi della comunità di Bose, che di Santa Russia ormai si occupa da molti anni, anche nelle veste di organizzatore dei convegni di spiritualità ortodossa che la comunità organizza. Buongiorno fratello Adalberto e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, la Chiesa ortodossa arriva all'appuntamento del 1917, dicevamo, da un lato ancora stretta nei lacci che 2 secoli prima le ha messo addosso Pietro il Grande, ma dall'altra anche forte di un rinnovamento spirituale d'eccezione. Che cosa accade, fratello Adalberto Mainardi? Sì, c'è questo paradosso. La Chiesa dall'inizio del Settecento è diventata una sorta di appendice di un dipartimento statale dei culti, la organizzazione voluta da Pietro il Grande e continuata poi da successori, in particolare con le misure di Caterina la Grande di secolarizzazione, tendeva a controllare la vita della Chiesa, lo sviluppo dei monasteri per fini sia di erario ma anche di controllo da parte dello Stato. Nell'Ottocento però c'è uno sviluppo di un fenomeno che si chiama in modo forse inesatto, quello dello starcestvo, della paternità spirituale. Ci sono una grande vitalità nel monachesimo di queste figure di padri spirituali, di starzi, in realtà poi non così grandi in senso numerico, ma significative qualitativamente, il monastero di Optina Pustin, il movimento che raccoglie uno sviluppo di spiritualità attorno alla filocalia, figure come Teofane il Recluso, vescovo peraltro del tutto all'interno del sistema. C'è una riscoperta della tradizione spirituale antica di Bisanzio, del movimento esicasta che era sempre rimasto vivo nella tradizione ortodossa, di fronte a una Chiesa che invece agli occhi della società, soprattutto la società colta, era sempre più distante, sempre più estranea. E quindi queste due anime, se si può dire, portano però a una riflessione anche sul senso di una Chiesa come unità nel movimento di alcuni pensatori come Komiakov e come gli slavofili. La Chiesa deve in realtà fondarsi su un rinnovamento spirituale e un'unità. Questa unità può essere data solo da
una dimensione conciliare, da una nuova rinnovamento della Chiesa, e cominciano a levarsi voci che chiedono un concilio. La Chiesa è governata in realtà da un sinodo di vescovi, il potere decisionale molto spesso spetta a una figura che è il Oberprokuror, una parola tedesca che vuol dire il governatore della Chiesa, che risponde direttamente allo zar. Questa struttura, i teologi ortodossi cominciano a dire, non è canonica, non è secondo la tradizione, abbiamo bisogno di una struttura veramente ecclesiale, ci vuole un rinnovamento che solo un vero e proprio concilio ecclesiale può dare. La svolta avviene con la rivoluzione del 1905, la prima rivoluzione poi fallita nella storia russa, che però porta lo zar a dare un decreto di libertà religiosa. La Chiesa ortodossa russa non è più l'unica confessione dominante, sono possibili libere anche altre confessioni all'interno di quelle che erano già presenti, ma meno libere, come cattolicesimo, protestantesimo, vecchi credenti, eccetera. Anche la Chiesa russa vuole un rinnovamento. Nel 1906 inizia allora la preparazione per quello che sarà il grande concilio di Mosca. Ecco, agganciandomi alle parole di fratello Adalberto, il grande concilio dunque è figlio di una preparazione che incomincia almeno all'epoca della rivoluzione del 1905, quindi una lunga preparazione. Ecco, su questa lunga preparazione, sulla possibilità di concretizzare quei semi spirituali a cui accennava fratello Adalberto Mainardi, vorrei parlare con Simona Merlo, che insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università di Roma. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Ecco, dicevamo, una lunga preparazione. Quali sono le tappe che la scandiscono tra il 1905 e il 1917, Simona Merlo? Allora, la preparazione è davvero lunga, sono 12 anni e in cui ci si interroga su di quali cambiamenti la Chiesa ha bisogno. E come già detto ad Alberto Mainardi, la Chiesa è coinvolta in quello che è un trauma per l'impero, quale la rivoluzione del 1905, che colpisce per certi versi anche la Chiesa al suo stesso interno. Per fare un esempio, i moti rivoluzionari entrano dentro gli istituti di formazione religiosa, soprattutto nelle periferie dell'impero. Nel Caucaso ci sono ondate di nazionalismo all'interno degli stessi seminari. Quindi, in una situazione come quella della Chiesa, che non ha un governo canonico, che non ha un patriarcato ormai dal 1700, si ritiene che sia giunto il momento di una riflessione e anche di dettarsi dei mezzi per questi tempi che stanno cambiando. Ma la prima tappa è una raccolta di relazioni, di giudizi dei vescovi, i cosiddetti ozivi, in cui, promossa dallo stesso Oberprokuror, quindi dallo stesso Fabien Anosief, che chiede ai vescovi di presentare al sinodo il proprio parere sulle riforme che ritengono necessarie per la Chiesa. E viene mandato un formulario, si compie una sorta di sondaggio, diciamo, sulla condizione della Chiesa, che affronta temi di primaria importanza, la composizione del futuro concilio, la suddivisione dell'impero in nuove circoscrizioni ecclesiastiche, ovviamente la riforma della suprema direzione ecclesiastica, ma anche delle parrocchie, dei tribunali ecclesiastici. Cosa curiosa, anche se così non è, non viene menzionata quella che è la questione più spinosa, quella del ristabilimento del patriarcato. Perché? Perché Fabien Anosief è un fiero oppositore. Ciò non impedisce però ai vescovi di esprimersi, e quindi nella raccolta di questi giudizi troviamo molti vescovi che invece hanno espresso il proprio parere sulla questione e in senso affermativo, quindi in senso positivo, a favore appunto del patriarcato. Da qui nasce una, come posso dire, un iter che porta alla formazione di diverse commissioni. Avremo prima una commissione preconciliare nel 1906,
un comitato per conciliare negli anni 1912-14 e infine il consiglio preconciliare del 1917, che è di fatto quello che poi darà la direzione e l'orientamento al concilio ormai imminente. Ecco, quando si apre la prima sessione del Concilio, ecco la Rivoluzione d'Ottobre, che invece vorrei commentare con Antonella Salomoni, che insegna storia contemporanea all'Università della Calabria. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e benvenuta, grazie. Allora, osservando ormai a 100 anni di distanza gli eventi dell'ottobre del 1917, si viene colpiti dalla commistione di elementi politici e di aspettative messianiche che contrassegnano quegli eventi. Cosa c'è di religioso nella Rivoluzione di Ottobre, Antonella Salomoni? Beh, se adoperiamo il termine aspettativa messianica in senso lato e non significato ampio, allora sicuramente possiamo dire che un'aspettativa messianica è presente nella Rivoluzione russa, nelle rivoluzioni russe. E come del resto un'altra parola altrettanto ampia, generale, che viene spesso evocata per alludere alle aspirazioni di giustizia nei rivolgimenti sociali, che è la parola utopia. E questo significherebbe incorporare nel 17 il significato che messianismo ha avuto nella tradizione politico-religiosa occidentale e che ha avuto anche un peso importante nel pensiero, ad esempio nel pensiero radicale della rivoluzione inglese del 600, così come un secolo prima l'aveva avuto in Germania durante la guerra dei contadini guidati da Thomas Müntzer. Però le cose sono un pochino complesse, vale a dire che se ad esempio ci riferiamo all'intervallo strategico che sta tra la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre, insomma io insisterei molto sulle due rivoluzioni del 17, allora vediamo che nei testi politici dei rivoluzionari democratico-liberali e socialisti, febbraio sono ben attivi, dai cadetti ai menscevichi, passando per molte componenti dei socialisti rivoluzionari, e nemmeno nei testi politici dei bolscevichi che nell'estate si preparano a prendere potere, allora vediamo che l'inserimento di un intertesto religioso, per quanto laicizzato come accade in altre tradizioni occidentali, è poco presente. Ricordo per esempio che nella tradizione occidentale il comunismo evangelico di alcune correnti socialiste, e quindi a mio avviso c'è un'assenza dell'elemento religioso come motivazione politica nella maggior parte dei documenti prodotti tra febbraio e ottobre, e così come prima d'altra parte era spesso assente in gran parte della letteratura populista. E quindi anche i fatti che dominano gli eventi non mi pare che presentino con frequenza un qualche contrassegno propriamente religioso. Può apparire strana questa idea della estraneità, ma facendo un breve esempio, persino il problema dell'abolizione della pena di morte, che nei decenni precedenti era stata rivendicata con forza da molti esponenti dell'intelligenza, con anche un afflato religioso forte, penso ad esempio ai seguaci dello scrittore Leone Tolstoi, in questi autori, in questi intellettuali si richiamava spesso l'intertesto evangelico che veniva sublimato nel diritto dell'uomo alla vita, e quando l'abolizione della pena di morte viene trasformata in legge il 18 marzo del 17, si riprende un filone etico-giuridico, ma diciamo l'intertesto religioso non viene assolutamente evocato nel dibattito, che pure si apre con grande passione. Ecco, delineato il contesto in cui il Concilio si apre, alla metà dell'agosto del 1917, eccolo effettivamente chiamato a deliberare. E la prima e fondamentale questione da affrontare riguarda gli organi di governo della Chiesa, ovvero sia ristabilire o no il patriarcato. E ad Adalberto Mainardi chiederei, nella varietà delle diverse posizioni, come si giunge a decidere per il sì. Adalberto Mainardi. Certamente le commissioni che ha evocato con molta precisione Simona Merlo si erano già pronunciate per un ristabilimento del patriarcato.
E in effetti la prima cosa che viene discussa e viene messa all'ordine del giorno è se eleggere un patriarca, se dare una struttura patriarcale alla Chiesa oppure no. E qui però bisogna fare una piccola nota sul termine di ristabilire il patriarcato. Il patriarcato in Russia era stato istituito alla fine del XVI secolo ed era stato voluto in particolare da Boris Godunov, quindi era anche una operazione politica, un'operazione che doveva portare la Russia a essere pienamente all'interno delle altre potenze europee, avere un patriarcato, non dipendere canonicamente da Costantinopoli. La soppressione del patriarcato di cui abbiamo fatto cenno nel XVIII secolo aveva poi riplasmato una chiesa di Stato. Ristabilire il patriarcato in realtà vuol dire creare, inventare una nuova struttura di governo della Chiesa sul modello della Chiesa antica, e in questo senso il Concilio fa un'opera creativa. C'è un dibattito molto acceso, perché anche se una buona maggioranza dell'Episcopato e anche del popolo aveva volentieri l'idea di un ristabilimento di una figura rappresentativa di tutta la Chiesa, c'erano forti correnti permeate dello spirito del tempo, della democrazia, della democratizzazione nella Chiesa, estremamente avverse alla figura di una unica persona che incarnasse il potere nella Chiesa, e anche il governo provvisorio di Kornilov era molto sfavorevole all'istituzione di un patriarcato, vedeva meglio una Chiesa meno strutturata. Come si arriva a questa istituzione? Allora c'è un po' una sintesi di queste istanze più verso la tradizione antica del primo secolo e la democratizzazione. Si pensa a una figura che sia rappresentativa, ma che sia non al di sopra del Concilio, ma sottomessa al Concilio, l'organo supremo di governo amministrativo, di legislazione della Chiesa ortodossa russa, e il Concilio resterà il Concilio locale. Il patriarca diventa la voce del Concilio, diventa il rappresentante della Chiesa, ma a sua volta è sottomesso al Concilio, un po' una sintesi del conciliarismo che c'è nella Chiesa occidentale e della tradizione patriarcale della Chiesa ortodossa. E in particolare uno dei grandi teologi protagonisti dei dibattiti conciliari, Sergei Bulgakov, che leggeva anche, forse a differenza di quanto diceva Salomoni, c'è anche questa lettura religiosa della rivoluzione. Bulgakov fa questa parabola dal marxismo all'ortodossia, e per lui anche la rivoluzione ha una valenza religiosa, apocalittica. Il patriarca deve essere non solo la figura che rappresenta la Chiesa, ma deve essere quella figura che la rappresenta nella sinfonia delle altre chiese. Il ristabilimento del patriarcato per Bulgakov sarà solo il primo passo verso un concilio ecumenico che dovrà ristabilire l'unità dei cristiani, perché dice questa divisione che c'è nella rivoluzione, questa tragicità, questo abisso che si apre davanti ai nostri occhi, e in realtà, lo legge in senso chiaramente teologico e escatologico, una conseguenza della divisione di 1000 anni fa tra Occidente e Oriente cristiano. Ecco. A parte questi accenti teologici, quindi la sintesi sarà quella di una figura rappresentativa della Chiesa, ma sottomessa al Concilio. Ed ecco dunque, 5 novembre 1917, si giunge all'elezione a patriarca del metropolita Tikhon. E a partire poi anche da un'altra stretta connessione, che è quella tra Concilio e liturgia, e mi rivolgo a Simona Merlo. Com'è che si elegge un patriarca, Simona Merlo? Ma nel corso della storia i patriarchi sono stati eletti in modo diverso. Quando Tikhon viene eletto nel 17, abbiamo già detto, sono 200 anni che il patriarca non c'è. Quindi anche per quanto riguarda l'elezione è un'opera creativa, per usare le parole di Adalberto. Ed è qualcosa appunto di nuovo e che non si ripeterà in seguito. Per dare un'idea, sono oltre 500 i delegati che eleggono Tikhon, di essi quasi 300 sono laici, ma soprattutto vi sono moltissime tra le personalità che avevano animato il dibattito ecclesiale degli anni precedenti, quindi una rappresentanza di altissimo livello al Concilio del 1917.
Le modalità sono una novità assoluta, quindi sia nella composizione dell'assemblea conciliare sia nel suo funzionamento. Sostanzialmente i padri conciliari votano per una terna di candidati. Questa terna, oltre che Tichon, comprendeva due eminenti gerarchi della Chiesa russa del tempo, erano l'arcivescovo di Novgorod Arsieni e quello di Kharkov Antoni Krapavitsky. Peraltro quest'ultimo uno dei più accesi sostenitori proprio della necessità del patriarcato. Dopodiché, una volta che viene eletta questa terna, si procede al rito dell'elezione per sorteggio, una modalità che viene presa da Bisanzio, era utilizzata per i vescovi ed era praticata nell'antica Russia per la designazione dei patriarchi. Non sarà anche questa mai più ripetuta. E poi viene chiamato un santo monaco di stretta osservanza, uno starez, un tale Alieksi dell'eremo di Zosimov, che è chiamato a estrarre da uno scrigno la scheda con il nome dell'eletto a patriarca di tutte le Russie. Questa procedura che troviamo nel 17 non sarà mai più ripetuta e con l'elezione successiva avverrà in condizioni storiche totalmente diverse. Siamo nel 43, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Sono già 18 anni che il patriarcato è vacante, c'è un locum tenens e dopo la ripresa del dialogo tra la Chiesa e Stalin dà l'opportunità di rieleggere il patriarca. Di fatto l'elezione del 43 di Sergij è un... Innanzitutto va detto che i vescovi sono pochi e sono quelli che sono sopravvissuti alla persecuzione degli anni precedenti. Quindi di fatto il concilio del 43 è una ratifica dell'elezione di Sergij patriarca. Di fatto lui è già facente funzione da anni. Abbiamo poi appunto Sergij muore nel 44, nel 45 abbiamo un nuovo concilio e qui si instaura una prassi anticanonica che rimane in vigore fino alla perestroica, cioè i vescovi votano un candidato unico esprimendo la propria preferenza a voce alta. Anche questo ovviamente è un segno dei tempi. Segno dei tempi, siamo appunto in una chiesa che è sì stata in qualche modo, la cui posizione è stata sì regolamentata in qualche modo nel regime sovietico, ma è chiaro che è una chiesa che non ha ampi margini di libertà. Ecco, tornando sul patriarca Tichon, il neopatriarca, appena eletto, conosce bene il quadro in cui la Chiesa deve muoversi e anche chi sono gli uomini che deve affrontare. Uomini che in apertura della seconda sessione del Concilio, siamo nel gennaio del 1918, varano una legge molto significativa di separazione tra Chiesa e Stato. Ad Antonella Salomoni chiedo quali sono i punti più significativi riguardo all'aspetto che ci interessa. Antonella Salomoni. L'assenza di afflato religioso che richiamavo prima nella letteratura politica e nei fatti della politica del periodo rivoluzionario probabilmente si ripresenta in modo ancora più radicale nella politica ecclesiastica che il nuovo governo avvia dopo la rivoluzione d'ottobre, quando affronta il problema religioso come questione esclusivamente istituzionale e in modo molto radicale attraverso questo decreto di separazione della Chiesa dallo Stato. Questo decreto è adottato dal Consiglio dei Commissari del Popolo il 20 gennaio del 18 ed entra in vigore il 23 gennaio dello stesso anno. Che cosa stabilisce? Stabilisce la laicità del potere statale, proclama la libertà di coscienza e di religione, priva le organizzazioni religiose di qualsiasi diritto di proprietà e le priva di personalità giuridica. Di fatto pone le basi per la politica successiva. È previsto l'esproprio di tutti i beni della Chiesa, è previsto l'obbligo di viene abolito completamente l'insegnamento religioso in ogni tipo di scuola e quindi si apre anche la possibilità allo sviluppo dell'ateismo, insomma dell'istruzione atea, della propaganda dell'ateismo.
e d'altro canto, pensando insomma all'esproprio di tutti i beni della Chiesa, occorre però anche tenere conto che questo decreto viene accompagnato anche da altri interventi legislativi. Penso al decreto sulla terra già adottato il 26 ottobre del 17, che proclamando che la terra fosse assegnata a coloro che la lavoravano, prevedeva la nazionalizzazione di fatto di tutte le terre appartenenti a monasteri e chiese, compreso, si scriveva in quel decreto, il loro inventario vive e morto, le fattorie, insomma tutte le proprietà. E dunque il meccanismo della nazionalizzazione della terra non era del tutto chiaro, però si ebbero casi di sequestro, anche saccheggio delle proprietà della Chiesa, che erano in qualche modo ratificati proprio dal decreto sulla terra. Ecco, eppure tra queste difficoltà a cui abbiamo cominciato ad accennare, il Concilio prosegue e tra difficoltà enormi, ricordo che la sua terza sessione si apre con un ufficio per Nicola II, assassinato con la famiglia Ekaterinenburg, si discute su molti punti di riforma monastica, di accademie teologiche, di parrocchie, amministrazione diocesana, lingua liturgica, attività missionarie e via dicendo. Allora, fratello Adalberto Mainardi, monaco, non posso che chiedere di riforma monastica. Adalberto Mainardi. Sì, sicuramente il Concilio affronta una serie di riforme. Quella monastica si presenta interessante perché da un lato raccoglie delle istanze del dibattito che c'era tra i monaci nell'epoca preconciliare. C'erano stati diversi congressi monastici che dibattevano se il monachesimo doveva aprirsi al mondo con attività sociali oppure no, e questo viene ripreso dal Concilio, in cui ci sono una serie di attività pedagogiche, di beneficenza che vengono chieste ai monasteri, ma soprattutto viene impressa una riforma in cui il principio di conciliarità entra anche nella vita monastica. Per esempio il superiore viene scelto dalla comunità, che indica due candidati che poi verranno scelti dal vescovo, quindi si spezza un po' quella verticalità delle decisioni che spettava solo alla gerarchia o al sinodo, e dava più libertà in questo la legislazione del Concilio alle singole comunità monastiche. E penso, spostandomi leggermente anche dal fuoco della domanda, che questa messa in opera della conciliarità durante il Concilio, che pure è durato poco più di un anno, quindi poi non ha avuto grandi conseguenze, sia uno degli aspetti più attuali anche oggi. La composizione del Concilio aveva queste due camere, una di fatta da vescovi e laici, e tra cui venivano eletti monaci o preti dalle diverse diocesi, e una seconda camera fatta solo da vescovi che poteva approvare o meno le decisioni della prima camera. Quindi il processo decisionale era una sorta di combinazione, di sintesi creativa tra quelle dimensioni che troviamo nella storia della Chiesa di congregazionalismo, cioè quindi più dell'apertura protestante della comunità che governa, o di episcopalismo, in una sintesi creativa che poi ritroviamo nei dialoghi ecumenici dagli anni Ottanta, nel documento di Lima, in aperture che sono ancora all'attualità del dibattito ecumenico. E anche nella vita monastica questo elemento della conciliarità, della sinfonia tra le diverse anime della vita ecclesiale si ritrova, si combina. E è però un momento che non vedrà nessun futuro, perché tutte le attività pedagogiche e di accoglienza, di caritative, saranno poi impedite dalla rivoluzione. In realtà l'unica cosa a cui la Chiesa andrà incontro sarà un grande martirio. Non dimentichiamo che già nel gennaio del 1918, il 25 gennaio, viene fucilato a Kiev il metropolita Vladimir da dei marinai dell'armata rivoluzionaria, ed è il primo martire dei nuovi martiri. Quindi poi sarà una Chiesa che questo rinnovamento in realtà lo vivrà nel martirio. Anche la
confisca dei beni delle chiese, dei monasteri, era in realtà una messa in scena da parte dei dirigenti bolscevichi per poter fucilare quanti più membri reazionari del clero fosse possibile, secondo i dispacci poi che sono stati pubblicati già nel Samizdat dagli anni 70. Ecco, agganciandomi a quanto diceva frater Adalberto e girando la domanda a Simona Merlo, qualsiasi punto tratti il concilio lo fa in spirito di collegialità, di sobornost. Qual è il significato più autentico di questo termine, Simona Merlo? Allora, sabornost deriva proprio dal termine che in russo significa concilio, che è sabor, che noi rendiamo un termine non perfettamente traducibile in italiano, che possiamo però rendere come appunto conciliarità, spirito conciliare, o in altre parole anche spirito di unità. L'idea di sabornost è elaborata dalla corrente slavofila del pensiero ortodosso nel corso del XIX secolo, in particolare dal già citato Alexei Chomiakov, ed indica appunto questo spirito conciliare tipico dell'ecclesiologia russa, che si incarna nella direzione collegiale della Chiesa. Non è solo questo, è anche molto altro. Nell'ambito all'interno del discorso che stiamo facendo sul concilio del 17-18, va detto che nei dibattiti che precedono il concilio il termine sabornost ricorre molto frequentemente ed è soprattutto utilizzato ad indicare una Chiesa in cui tutti i membri sono soggetti responsabili. Quindi in contrapposizione a una chiesa clericale o, come veniva detto, episcopale, in cui le decisioni sulla vita ecclesiale erano prese dai soli vescovi. Su questo c'è tutta una riflessione teologica, per esempio Yevdokimov, che è uno dei principali teologi russi del Novecento, dice che la chiesa ortodossa è come un concilio convocato in permanenza nella sua vita mistica e liturgica. Quindi l'aspetto liturgico, e lo vediamo anche appunto nel concilio del 17, è centrale. Si pone al centro la celebrazione della liturgia, con quest'idea che è la liturgia che fa la Chiesa, ed è nella liturgia che circola la sabornost. Lo troviamo questo in un altro teologo, per esempio Afanasius dice: riunirsi per l'Eucaristia vuol dire riunirsi nella Chiesa, e riunirsi nella Chiesa vuol dire riunirsi nell'Eucaristia. Questo vedremo anche questa centralità del momento liturgico sotto il regime sovietico, quando in fondo la vita della Chiesa è ridotta alla sola liturgia. Un grande starez del Novecento, Tavrion, vissuto durante il regime sovietico, a chi gli chiedeva: ma com'è possibile per la Chiesa sopravvivere? Lui ripeteva: noi celebriamo la liturgia. Quindi in fondo anche nelle condizioni difficili in cui la Chiesa si trova a vivere dopo la rivoluzione, la sua sopravvivenza è strettamente legata a questo momento assembleare. Ecco, allargando per un momento almeno la visione al di fuori del mondo ortodosso, dato che la Chiesa ortodossa è certamente maggioritaria, ma non è l'unico gruppo religioso presente in Russia, mi rivolgo ad Antonella Salomoni, che 1917 vivono invece le comunità ebraiche, Antonella Salomoni? Direi che vivono il 17 superando una grande contraddizione, vale a dire la contraddizione con cui gli ebrei in Russia avevano partecipato al primo conflitto mondiale. Vale a dire che con il primo conflitto mondiale gli ebrei, come gli altri cittadini dell'impero, erano stati reclutati nell'esercito, si erano posti alla difesa della patria e l'avevano fatto nell'attesa di ottenere quei diritti civili che invece non avevano. E non era stato così, al contrario, insomma, la guerra mondiale gli ebrei conoscono durante la guerra mondiale anche delle violenze nei loro confronti, dei forti pogromi che sono governati dal potere militare dell'esercito zarista. Quindi la rivoluzione di febbraio risolve questa contraddizione, vale dire che fa degli ebrei russi per la prima volta dei cittadini russi, e questo avviene con l'atto del governo provvisorio che il 22 marzo del 1917 abolisce tutte le restrizioni nazionali e religiose nell'impero
e ciò coincide finalmente con l'emancipazione degli ebrei in Russia. E ancora una volta questo per molti versi relega ai margini la questione religiosa. Io ricordo qui sempre a questo proposito delle parole magnifiche di uno dei più grandi storici dell'ebraismo russo, Simeon Dubnov, che ricordava in occasione della Pasqua ebraica, ricordava: celebro in una triste solitudine la prima Pasqua del giudaismo emancipato nell'Egitto russo. E lo faceva anche con questa consapevolezza che il seder non era possibile perché si sarebbe trasformato in una occasione, un'assemblea politica. Al tempo stesso Simeon Dubnov, che era un grande esperto insomma della storia dell'ebraismo nell'impero, anticipava, vedeva in modo quasi profetico, vedeva quello che poi sarebbe avvenuto durante la guerra civile, vale a dire che aveva la comprensione di un possibile scatenamento della violenza sulla scena della Russia, che orientava molto la sua visione, e di fatto gli ebrei russi conosceranno durante la guerra civile probabilmente i più gravi pogromi della loro storia moderna. Ecco, avviandoci verso la conclusione del tempo a noi dedicato, proviamo a interrogarci invece su quelle che sono le eredità del Grande Concilio di Mosca, di cui dunque torniamo a parlare. E da un primo punto di vista, e mi rivolgo a Simona Merlo, il Concilio di Mosca consegna alcuni mezzi alla Chiesa russa, almeno a un livello embrionale, per sopravvivere all'epoca ai lupi, mi verrebbe da dire, al potere totalitario. Quali, Simona Merlo? Ma i padri conciliari si rendono conto che la situazione dopo la rivoluzione creerà delle condizioni difficili di vita della Chiesa. E è decisivo il fatto che in questo senso vengano adottate, soprattutto viene adottata una disposizione, in una seduta del Concilio del 25 gennaio, una seduta segreta, proprio il giorno in cui, come è già stato ricordato, era ucciso il metropolita di Kiev, Vladimir Bagrayevlensky, il primo martire della Chiesa, si stabilisce che in situazioni di emergenza, quindi quando il Sinodo, il Supremo Consiglio Ecclesiastico, si trovassero nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni, il Patriarca avesse il diritto di designare un proprio locum tenens. Questo viene fatto da Tichon, il quale indica una terna di successori che avrebbero dovuto reggere la Chiesa fino all'elezione del nuovo patriarca. Quando Tichon muore e il concilio non viene convocato perché non ci sono le condizioni, ormai la situazione è degenerata, siamo nel 1925, a questo punto scatta questa disposizione e sebbene appunto i primi successori designati da Tichon, che erano i metropoliti Kirill e Agafangel, fossero agli arresti. Quindi la carica di locum tenens passa al terzo vescovo indicato dalla terna, che è il metropolita Piotr, il quale pure è arrestato pochi mesi dopo. Però prima dell'arresto fa in tempo a sua volta a nominare una terna. Quindi perché è importante questo? È importante perché in fondo si creano le condizioni perché la Chiesa non rimanga senza una direzione, e questo permette di fatto alla Chiesa di sopravvivere. Credo che però c'è anche un discorso che non è un discorso procedurale, ma che è un discorso che riguarda più proprio la vita spirituale della Chiesa, ed è quello a cui accennavo prima, cioè la Chiesa si salva nella liturgia. Il fatto che ci sia stato il concilio, il fatto che ci sia stato questa svolta spirituale nella Chiesa, senz'altro ha dato anche la forza spirituale per sopravvivere e per vivere nelle difficili condizioni che il regime sovietico impone alla Chiesa ortodossa. Ecco, ancora un'ultima battuta con fratello Adalberto Mainardi. Oggi, a un quarto di secolo e più dall'implosione dell'Unione Sovietica, in che modo, ammesso che lo faccia, il Concilio di Mosca ispira la Chiesa ortodossa? Adalberto Mainardi. Sì, penso che non siano reali alcune disposizioni del Concilio, ma rimane il principio conciliare. Lo stesso metropolita Ilarion Alfiev, il capo del Dipartimento delle Relazioni Esterne, più volte ha detto che le decisioni del Concilio devono essere lette nel contesto attuale, e il contesto attuale deve trarre ispirazione
da quelle decisioni. La Chiesa russa rimane una Chiesa conciliare, il nuovo patriarca ha fatto una commissione che tra un concilio locale e l'altro vede le questioni più importanti. Penso che questa attitudine, anche se molto spesso viene messa in ombra da una concezione diversa, più di verticalità del potere, più di sinfonia con lo Stato, rimane viva nella coscienza della Chiesa russa, e anche permette di leggere in modo evangelico quella che secondo me è stata la grande eredità della, come accennava anche Simona Merlo, della Chiesa durante il periodo delle persecuzioni. Sì, la liturgia, ma anche la liturgia vivente, che è stata quella poi della testimonianza di centinaia di migliaia di martiri. Alcuni sono stati canonizzati, altri sono, diciamo, stati parte di quella sofferenza di tutto il popolo russo. E la memoria dei nuovi martiri adesso in Russia è diventata una memoria scomoda, perché, diciamo, contraddice una lettura più lineare di continuità tra Stalin e il nuovo corso della Russia oggi, un corso più imperiale, ma tra la voce del metropolita Ilarione e anche di molti altri esponenti meno in vista della Chiesa russa, questa memoria dei martiri viene tenuta presente come una contraddizione a una sinfonia a basso prezzo con lo Stato, che mette in ombra il caro prezzo del Vangelo e di una vita di umana veramente libera e per tutti. Molto bene, io ringrazio i nostri ospiti, grazie fratello Adalberto Mainardi per essere stato con noi, grazie a Simona Merlo e grazie a voi. Ad Antonella Salomoni. Grazie a voi.